Buongiorno a tutti carissimi amici di Verso Itaca, vi annuncio che stiamo per fare il nostro primo video di unboxing del canale con questo pacco, ma prima di svelarvi il contenuto, visto che io più o meno lo so già, sigla! Ok ragazzi, allora, ci è arrivato questo pacco. Io in realtà sono già stato avvisato di che cosa c'è dentro, ma adesso lo scopriamo insieme. Siete pronti? Via con l'unboxing! Andiamo ad aprire. Ed eccolo qui, ragazzi. È un drone! Abbiamo scoperto che è un drone di una marca, iChin. Non ne ho idea, spero che in qualcuno di questi due modi si pronunci. Comunque sembra essere un E520S, ha diverse caratteristiche interessanti. Si collega al GPS, ha una chiave di ritorno, mantiene l'altitudine, questa qui è una cosa fighissima, e anche uno speed control, oltre che, attenzione, la camera che registra in 4K. Sembra che io gli debba poi comprare una micro scheda SD, ma a questo qui provvederemo poi dopo. Ciao, apriamolo e vediamo che cosa c'è dentro. Andiamo ad aprire questa scatola perché sono troppo curioso. Ok, l'ho aperta al contrario. Ok, quindi dopo averlo ribaltato andiamola ad aprire. Opla! Allora, che cosa abbiamo qua dentro? Qui abbiamo il telecomando con le sue antennine, i suoi due joystick e i suoi 1000 pulsanti di cui non conosco l'utilizzo. Ah, i copri eliche. Dentro il sacchetto di prima abbiamo delle eliche di scorta e poi il cavetto per caricare la batteria. Ma poi arriviamo al protagonista principale, cioè lui, il drone. Eccolo qui, track, è lui e vi sta guardando. Devo capire come caricare la batteria, eccola qua. Allora, qui c'è la batteria sul retro, sembra che qui ci sia il foro per ricaricarla con il nostro cavetto. In compenso però volevo dire che non c'è la presa per attaccarlo alla corrente, quindi... Si è accesa una luce. Adesso aspettiamo che la batteria sia pronta. Io spero che vada tutto bene perché non ho mai fatto volare un drone, non ho la minima idea di come si faccia e speriamo bene. Ok ragazzi, ci vediamo al parco, ciao! Bene ragazzi, spero che questo video del volo vi sia piaciuto. Volevo tirare un po' le fila di quello che è stata la prova di questo drone. Sicuramente uno dei punti di forza è il prezzo, che è costato attorno ai 160 euro. Però sono andato a controllare adesso su Amazon e il prezzo è nettamente sceso, sfiorando di poco i 110 euro. Un'altra cosa assolutamente da segnalare è l'estrema facilità con cui si può imparare a destreggiarsi nel manovrare questo drone. Le istruzioni, per quanto sembrino tradotte proprio con il Google traduttore, comunque si possono leggere tranquillamente anche quelle in inglese. Ecco, qualche piccola difficoltà c'è stata nella calibrazione della bussola, che bisogna ruotare il drone sugli assi orizzontale, verticale, insomma... quello lì è stato un attimino un casino, ho dovuto guardare un video su YouTube perché non capivo come si facesse. Per quanto riguarda le opzioni avanzate, nel senso la pianificazione di un percorso,
è veramente fantastico. Si può pianificare il percorso nel dettaglio, il tempo di permanenza su ogni singolo punto, anche l'altitudine. Inoltre la funzione follow è veramente utile, e anche la funzione orbita, che però non ho provato, dovrebbe rendere questo drone molto interessante dal punto di vista appunto del filmmaking. Però questo ci porta alla prima caratteristica veramente negativa di questo drone, cioè la durata della batteria. La batteria del drone infatti dura veramente pochissimo, sulle istruzioni c'è scritto 10-15 minuti, ma probabilmente ancora meno, e non ti consente di provare tutte quelle che sono le specifiche tecniche. Quindi se decidete di acquistare questo drone, acquistate anche le altre batterie. Arriviamo a quello che è il punto veramente negativo dal mio punto di vista, ovviamente, di questo drone. Infatti questo non si può considerare un drone professionale, rientra proprio nel gruppo dei giocattoli. Infatti la risoluzione 1080 non permetteva delle riprese così fluide e soprattutto sgranate, non belle, e che per me, che vorrei creare un video bello e fruibile per un pubblico interessato su YouTube, questo è un punto nettamente a sfavore di questo drone. Un altro punto negativo è la fotocamera fissa, risente di tutti quelli che sono gli spostamenti naturali del drone. Quindi ricapitoliamo: la batteria che dura poco, la fotocamera che riprende ad una qualità scarsa per chi desidera fare dei video professionali, e punto numero 3, la telecamera non è stabilizzata, quindi risente di tutti quelli che sono gli spostamenti del drone. Quarto punto negativo, non è possibile modificare l'angolo di ripresa tramite il telecomando, quindi prima bisogna farlo atterrare, spostargli la telecamera e solo a quel punto si può riprendere. Okay, il quinto punto negativo è il fatto che il drone non legge delle micro SD superiori ai 32 GB. Comunque, nonostante questo, ci sono ottimi punti positivi e sicuramente possiamo annoverare: primo, il prezzo, estremamente competitivo, la facilità di manovrabilità che possiede il drone, la sua leggerezza. Tra l'altro, ragazzi, 250 grammi di drone è una cosa veramente fighissima, e oltretutto ha un sacco di funzioni molto interessanti. Quindi in definitiva, ragazzi, penso che rispediremo indietro questo drone, anche perché forse necessitiamo di un'apparecchiatura che possa fare dei video un attimino più performanti e più in linea con quello che sono i nostri interessi per il canale e soprattutto con la pubblicazione su YouTube. Bene ragazzi, spero che questo video di unboxing con relativa prova del drone e poi commento finale vi sia piaciuto. Quindi metteteci un like a questo video, iscrivetevi al canale, accendete la campanella delle notifiche e soprattutto nei commenti voglio sentire cosa ne pensano quelli che hanno già acquistato questo drone e chi ha deciso di acquistarlo. Se vuole porci delle domande, noi saremo felici di rispondere. Va bene, ciao ragazzi, al prossimo video!